voglio morire. Sono troppo giovane per morire adesso. Ce l'ho! Ah! Sono tipo appeso come l'albero della cuccagna. Sì, questa è Epli, bentornati in questo 16° episodio della serie Monstrosity di Minecraft CTM. Ogni volta l'ordine di queste tre parole cambia irreparabilmente. Comunque, nell'episodio precedente che trovate in descrizione eravamo riusciti ad entrare all'interno del dungeon, a fare dei fail, a rischiare di morire e a quittare. Quittare per colpa del crash del gioco, perché oggi cercheremo di vedere in che condizioni siamo. Ancora non ho avuto modo di vederlo, io lo vedremo adesso insieme per la prima volta. Considerate che appena entrate dovremo sicuramente stare attenti a qualcosa. Ok, siamo lì. Siamo vivi! Siamo... No, no, mi sto picchiando qualcosa! Was slain by Blades! Was... Ma cosa è successo qui? Dov'è il Blades? Non c'è! Sono Blades invisibili! Oh mio Dio, ragazzi, siamo completamente fottuti. Cioè, io non volevo dirvelo, ma è così adesso. Cioè, siamo morti, non c'è verso di scappare da qua, è finita! Che palle, sono triste però. Bevo tutto quello che ho, bevo la water potion, l'everlast, bevo ogni cosa e scorro. Corri, Step, devi andare in quel posto a prendere la tua roba. Teoricamente non dovrebbe essere caduta di sotto, ma dovrebbe essere ancora salva. Perché non avevo una pozione dell'istant health a portata di mano, eh? Mortacci mia. Guardate quanto diavolo è luminoso con la pozione addosso, cioè è assurdo. Spacca sta merdaccia che ti rompe le palle. Ci si può fare, ragazzi. Sì, se credete in me ce la facciamo. Vedete, ho chiuso apposta l'episodio precedente per non fare il fail in questo, ma purtroppo abbiamo fatto il fail anche in questo. Può capitare, eh. D'altronde, boh, se i Blades sono invisibili non è neanche tanto facile da individuarli, non pensate? Buttiamoci giù a tutto fuoco, come se non ci fosse un domani. E poi cerchiamo di prendere l'acqua per non morire come dei pirla. Non dovrebbe essere scomparsa la roba, visto che abbiamo fatto davvero molto in fretta. Penso sia passato, boh, quanto, un minuto in totale. Le cose che spero si siano salvate sono il piccone, il secchio d'acqua, il cibo e le torce. E basta. In teoria mi basta questo per andare avanti. Dico in teoria perché non si sa mai quello che può capitare. In ogni caso ci siamo. Fermi che bevo la pozione della rigenerazione, che penso sia fondamentale. Poi mi mangio le cookie mutton e inizio a creare la strada. Dai, 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 dai. Veloce, Step, fai veloce. Perché non mette i blocchi? Veloce. Salta nel mezzo a tutto. Non cadere nel vuoto. Non vedo più i Blades. Che fine hanno fatto? Ah, qui avevo bloccato io. Aspetta, aspetta, aspetta. Già essere tornati qua mi sembra una buona cosa. Però, che cazzo, ho i materiali. Facciamocelo un piccone da poveri, no? Potrei scendere là sotto e vedere se riesco a prendere al volo le cose che mi servono. C'era l'acqua, no? L'acqua che mi portava qua. E poi dove cazzo mi portava? Riprendila. Si, Step, ha preso la roba. Chiudi tutto. Chiudi. Sapete cosa, non me ne frega niente. Spacco a mano l'ossidiana, tanto ho tutto il tempo che voglio. Stivaletti recuperati, pantaloni, non c'è il bucket. Non c'è il bucket, ragazzi. Com'è possibile che non c'è il bucket? Vediamo cosa prendo dalla chest. Un arco, ho le frecce, non ho le frecce. Dai, con calma, va bene? Devo riuscire a risalire adesso. Da dove però? È lì il Blaze, ecco dove, l'avete visto? È invisibile. Qualcosa mi sta picchiando, ragazzi, qualcosa mi sta picchiando. Non voglio morire. Sono troppo giovane per morire adesso. Proviamo a spaccare lì e a risalire. Dai. Spacca questo blocco del cazzo. Curati. Dai, sali, Step, sali. Non mi stanno facendo niente. Dai, io bevo questo. Non puoi cadere. No. Brutto posto malvagio. Stiamo piano piano cadendo nel vuoto. Però sta anche soffrendo il Blaze. Cioè, non è male, non è poco. Ce la sto facendo, sto risalendo. No, scherzo, sono ritornato qua di nuovo. E ora ce l'ho fatta, che cavolo. Dai, siamo vivi. Le torce ce le ho. C'ho anche le torce. Cosa voglio di più dalla vita? Un lucano. Butta nell'acqua queste pozioni, tanto non mi serviranno a niente. E andiamo a vedere che cosa ci riserva il continuo del dungeon. Visto che questo pit stop probabilmente era anche evitabile. Là c'è la cascata di lava dalla quale siamo arrivati. Quindi teoricamente la strada giusta è questa di qua. Non ho più possibilità di trasformare la lava in ossidiana. Questo significa che devo stare molto attento. Prendo però un po' di coal, perché può essere utile il coal. Il coal è buono, ma questo dungeon no, è la morte. Lo spawn! Ah, maledetto struzzo! Morite tutti infami! Vai lontano dalla morte. Ripreparati le pozioni qui davanti. Ok, cosa ho buttato? Alla resistenza, ho anche la resistenza a qualcosa, non so a cosa, ma a qualcosa ce l'ho. Che bella una caduta ragni nella lava. Dai, ti prego, spawnane un altro, mi piaceva. Come non detto, non ne manda più fuori. Questa spada? Di chi è questa spada? Io la prendo nel dubbio, che non si sa mai. Da dietro, meno male mi sono incastrato nella ragnatela. No, meno male un cazzo, mi stanno ammazzando. Sono tipo appeso come l'albero della cuccagna. Non mi piace per niente questo dungeon, cioè, aspettate, io voglio rendervi consapevoli. Ce l'ho! No!
Oh no, c'è uno spawner sopra la testa, ragazzi, l'avete visto? Ditemi come faccio. Come faccio ad andare avanti tranquillo, senza pensieri? Io devo scendere laggiù, ma è la morte più donnante. Senza pensieri, la tua vita sarà... Chi andrà avanti vedrà e chi morirà. Devo per forza mantenere questa altezza perché non riesco a passare altrimenti. Qui di ragni non ce n'è la traccia, ma neanche di scheletri per fortuna. Se riesco ad aggirare questa fonte di lava, questa qui che cola, forse riusciamo ad raggiungere il punto. Cosa c'è laggiù? Inizio ad avere allucinazioni, mi sembrava aver visto la lana, ma evidentemente la lana non c'è. Però posso scendere, piano piano possiamo scendere, ragazzi. Tarantatam, tatam. C'è pure là i blades. Questo è un coso sicuramente che cadrà nel vuoto. Esatto, silver merda fish. Devo provare a fare la scaletta là di sotto. Alternativamente potrei provare a buttarmi. Cosa hai fatto? Cosa hai fatto, Step? No, pazzo maniaco. Oddio, c'è sta per capire che me l'avete sentito. Io l'ho sentito a me, è bastato a me, è bastato sentirlo a me. E mi dà perché, perché? Le fish. No, 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 stop. Cosa è successo? No, chiudi. Fino ad ora di dungeon difficili ne ho visti, ma questo sta esagerando un tantino. Allora, metti la spada velocemente, prova a uccidere i silverfish. Perché quittare non è tanto per salvarsi, quanto per rassettare un attimo le idee nella mente. Perché vi vorrei vedere così impanicati in mezzo al vuoto. Mangia questo qua. Quella roba rossa che cos'è? Non so se dobbiamo prenderla, non ci capisco un cazzo. Qua è libero però. Qua è libero, per ora almeno. Non ci sono silverfish, non almeno vicino a me. E il blaze sta sprofondando, sì. Cosa c'è là? Oddio, fermi tutti. Devo andare. Ragazzi, devo andare. Il mondo mi chiama. Seppi, salta. No, sei serio? Ragazzi, non potrete mai immaginare che cosa è successo. Sono nel punto di prima. Io l'avevo detto che questo dungeon era la morte. Quindi, scusa, ma dove cazzo devo andare se qua è chiuso? No, ragazzi, fermi. Non ci sto capendo niente. Sono totalmente impazzito o cosa? Cioè, sono tornato indietro? No, non posso essere tornato indietro. Ho fatto il giro tondo. Ho girato su me stesso per tornare nel punto di prima. No, ragazzi, non può essere. Ci deve essere un'altra strada. C'è per forza un'altra strada. A voi sembrava di essere tornati indietro, a me no. Ma dove cazzo sto andando ora, quindi? Lana! La cosa? Seriamente? Era qua la lana. Cioè, noi abbiamo rischiato di morire come dei deficienti dai creeper e dai silverfish. La lana era un palmo dal naso. Fottitene di tutto. Spacca, entra. Siamo dentro. Oh mio Dio, lana viola. Purple core. Prendila e portala dannatamente a casa. Gordon sta abbaiando dalla felicità. Ne sono più che sicuro. Non ne può più neanche lui. C'è una strega, scappa. No, mi faccio fregare così, Però ho curiosità di vedere cosa c'è qui. Muori, stronza di merda, muori! L'ho uccisa. No, un'altra col veleno! Mignottona da battaglia, muori, cazzo, chiuditi, Step, sei vivo. Una super armatura fire protection! Questa è la mia ricompensa, ragazzi, sì, cavolo! Ma sì, cavolo, un corno, stai morendo, mi pizzica il naso! Bevi la rigenerazione, non voglio morire qua! Blaze Pounder, Redstone Torch, Fire Resistance, resistenza non so cosa. Bevi tutto, me ne fotto, bevi. Ragazzi, si torna a casa, Si torna dannatamente a casa. Voi ci siete? Ora usciamo da qua e scappiamo a corsa, come se non ci fosse un domani, come se ci inseguisse una squadra di cani da guardia. Non lo so, sto dicendo tutte le parole che penso. No, la ragnatela mi ha bloccato. Via, scappa. Me ne vado, sì, torno a casa e vi fotto qui. Non dovrebbe essere difficile, ragazzi, è tutto un ponte dritto. Corri. Non ti far prendere dai blades, non prendere le buche e torna a casa. Abbiamo il purple core, è finita, ragazzi, è il tutto. Significa che nel prossimo episodio possiamo andare nel Nether e lì sì che rideremo, ragazzi. Rideremo in senso da psicopatici. Oddio, ragazzi, che numeri assurdi. Peccato per quei fail che hanno rovinato un pochino la cosa. Ma alla fine ci sta, un po' di bordello è concesso anche a Stepney. Adesso ce ne torniamo su a casa e andiamo a mettere là nel purple core. No, senza cadere nel vuoto, grazie. Sì, cazzo, vedo la luce. Ci corta una bella felicità. Andiamo a mettere questo purple core una volta per tutte. E ce l'abbiamo fatta. E sì, purple core ti metto qui. Anzi, ti metto di qua. Boom! A dreaded shield comes from below the monument. Scream of the first souls may be here. Oddio, ha detto che delle voci, delle anime arrivano dal sottosuolo. Guarda, si apriva da solo. Vabbè, io sono stato un po' infame.
L'ho distrutto perché non lo sapevo, me l'avete detto voi, è colpa vostra. Ragazzi, prossimo episodio andremo nel Nether, in quello che avete visto nell'episodio precedente, nella morte più totale. E nel bene e nel male siamo riusciti a portare a casa anche il Purple Core. E ragazzi, come al solito, spero davvero tanto che questo video vi sia piaciuto. Siamo riusciti nella missione, grandissimi ragazzi. Vi ringrazio come al solito per tutto il sostegno che date alla serie. Se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale, ci vediamo al prossimo video. Qua da sempre è tutto. Bye-bye!